La più grande tristezza che provo in questo momento è che noi abbiamo avuto la possibilità di avere una libertà fantastica a livello di comunicazione, tutti orizzontali, non nel senso risdraiati, ma nel senso sullo stesso piano. Io, Clinton, Putin, no? Se c'hai WhatsApp, non ci sono più tanti gradi di separazione. E l'abbiamo sprecata, l'abbiamo buttata via, perché adesso Twitter comincerà a mettere dei veti rispetto a un certo tipo di trattazione politica, seguirà Facebook, ci saranno i filtri che sono sempre stati necessari, ma che sono sempre naturalmente una manipolazione, anche quando c'è della buona volontà nell'usarli. E quindi questo meraviglioso mondo di grande libertà, dove tutti potevano dire quello che volevano, l'abbiamo completamente distrutto perché la nostra natura fa schifo. Noi abbiamo fatto schifo, abbiamo dimostrato che non ci meritiamo quello spazio di libertà. La gente ha dimostrato che quello spazio di libertà non lo sa usare. Io speravo che a un certo punto un certo tipo di civiltà subentrasse, e invece è stata una tragedia. Internet è una tragedia. Ecco, a proposito di internet, appunto, tu combatti. È buffo, sì, la cosa che diceva Manuel sulla mancanza cioè, di questo grande gioco di comunicazione che poteva essere una cosa costruttiva. In realtà, ad esempio, Twitter, che è un posto che io frequento molto, è una struttura feudale. Ci sono i signori, io sono uno di questi, anche se non ho un grande dominio, ma è tutta una roba verticale. C'è il signorotto che fa il suo tweet acuto e ci sono tutti i servi della gleba che commentano e non ottengono mai una cazzo di risposta che sia una. Cioè io in realtà cerco di rispondere a più persone possibili, ma poi altri mi sgridano e mi dicono: ma perché ti abbassi al loro livello? E questa idea che io venga considerato ad un altro livello rispetto ad un altro essere umano bipede come me, solo perché ho 100.000 follower, mentre questi ce n'hanno 50, ti dà l'idea della deformazione mentale che ci condiziona tutti. Io non è che mi abbasso a parlare con qualcuno, io sono esattamente a quel livello lì. Ed è fondamentale, secondo me, non perdere quel tipo di concezione, perché nel momento in cui ti dici sono di più di questo, sei fottuto. Io mi sento esattamente come mi sentivo in via Baracca da ragazzino. Se uno mi offendeva la mamma, ci facevo a cazzotti. Non stavo a vedere quanto guadagnava suo padre, che mestiere faceva, eccetera, eccetera. Per me siamo davvero tutti alla pari come base. Poi è chiaro, ci sono persone che decidono di dedicare la loro vita al peggioramento di sé invece che alla costruzione di sé.